Ciao, allora, il tutorial che segue è su questo trucco che vedete qui. Faccio un pochino di zoom. È un trucco veramente facilissimo che mi è stato richiesto da più di una ragazza. E una ragazza mi ha richiesto un trucco per l'università, comunque gli esami, barra quindi tutti i giorni. E un'altra ragazza mi ha richiesto un trucco sul marrone opaco, e quindi li ho uniti perché praticamente è un trucco molto semplice, solo con un pochino di marrone opaco e una matita e così via. Si fa in fretta perché comunque la mattina non si ha tanto tempo. Io personalmente non ho moltissima voglia di truccarmi in modo particolare. E niente, io spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Ciao! Allora, come vedete ho già il mascara messo perché avevo un trucco precedente che non era un trucco veramente, visto che era solo un po' di mascara. Ho messo la mia base, la solita, i Love Stage di Essence, e comincio applicando questo ombretto di Essence, che è il Blockbuster, quindi un ombretto comunque va benissimo, un ombretto chiaro, beigiolino, questo sembra bianco ma in realtà è un rosellino, e lo metto all'inizio, nell'angolo interno dell'occhio e un pochino qui sopra. Poi metto questo ombretto di Catrice bellissimo che si chiama Go Charlie Brown ed è il numero 80. Se riesco ad aprirlo, solo che è difficilissimo ad aprire. Ok. Ed è questo marrone leggermente satinato, non lo so com'è, comunque praticamente opaco. Lo metto sulla palpebra mobile. Faccio tutto con le dita perché giustamente la mattina per andare all'università o comunque al lavoro non è che sia tanto tempo per prepararsi, quindi va. Si fa molto velocemente. Un pochino lo metto qui sotto. E lo sumo piano, 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 piano. A questo punto metto un pochino di questa matita. Sto cadendo tutto. Questa matita, che è la Glamorous Eye Pencil, la 403 di Kiko. Comunque vi consiglio, siccome è un trucco da giorno, di non mettere la matita nera personalmente. Poi, volendo, anche la matita nera va benissimo. E la metto così, in modo non troppo preciso, perché tanto non mi interessa essere precisa. Quindi prendo una matita nera e io uso la Long Lasting di Essence, la metto solo qui, dentro l'occhio, ma solo fino a metà, cioè fino a dove ho messo fuori la matita vinaccia, bordeaux, non lo so, rame. In questo modo qui, vedete? Credo di sì. E quindi ripasso un po' di mascara perché vabbè, è stato un pochino maltrattato quello di prima. Allora, fatto il trucco occhi, adesso passo al blush e metto questo blush di Catrice. Si chiama Multicolor Blush, no, in realtà si chiama Go With The Wind, quindi Via col Vento. Ed è infatti, fa parte di un'edizione limitata che si chiama Hollywood's Fabulous 40s. Leggete, sì, praticamente quello che ho preso io era rotto, quindi mi ci ha fatto un pochino di sconto. Si sono sforzate il 10%. Però vedete, lo vedete super rotto qui sopra. Però mi piaceva da morire, cioè l'avrei pure lasciato, però mi piaceva troppo il colore.
bellissimo rosa molto acceso sul pesca, bello bello proprio. E dovete stare attenti perché colora moltissimo. Non lo so se lo vedete, ma di presenza si vede che colora molto. Allora, sul labbra di solito io metto questo rossetto di Essence della linea B, di Elf, scusate, della linea B, non mi ricordo, questo credo sia quella minerale, si chiama Rosy Raisin, forse la linea studio, e metto un pochino. Faccio così e lo sfumo con le dita. Perché non voglio un effetto troppo scuro, comunque non mi interessa. Lo tampono un po'. A questo punto passo il burro cacao, che è il balsamo labbra, il nutri labbra veramente, ai quattro burri dell'erbolario che mi sta facendo impazzire, veramente troppo buono. Mi piace molto la consistenza. Io dell'erbolario avevo anche, cioè ho anche, che è quasi finito, quello all'olio di argan, ma preferisco questo assolutamente. La quantità sì è la stessa, e anche il prezzo, però quello, vedete, questo è quello all'olio di argan, che sta finendo, invece questo l'ho comprato adesso, quindi è ancora bello pieno. E niente, praticamente il trucco è finito, è un trucco super veloce, di mattina ci sto anche di meno ovviamente a farlo. Scusate, guardo là perché c'è lo specchio per vedere se qualcosa che non va. E forse un pochino qui di mascara che poi sistemo, vabbè, con un cotton fioc che al momento non ho e non ho intenzione di prendere perché mi secca. E niente, questo è tutto. Io spero che il video vi sia stato utile perché comunque mi è stato richiesto da più di una ragazza. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.